Presentata in anteprima al Salone di Parigi e poi a Bologna il 16 dicembre nei locali della concessionaria Alfa Romeo Car, la nuova supercar Tecno, storico marchio bolognese. Si tratta della Nanni Galli Vuoto Eco Racing AGPL, GT moderna e tecnologica realizzata in fibra di carbonio, motore Alfa Romeo di derivazione Maserati. Ci troviamo a Bologna, alla concessionaria Car Alfa Romeo, insieme a Fulvio Maria Ballabio e con lui parliamo di energie alternative. Vi ringrazio e ringrazio in primis chi ci ha permesso di essere qua, che è la dottoressa Trilli Zambonelli, che ci ha ospitato sia con la nostra Giulietta Alfa Romeo AGPL, che ha più volte vinto con Massimo Liveriani negli ultimi anni, che per presentare un po' l'evoluzione del nostro programma come Monte Carlo Engineering vicino appunto alle energie alternative. Presentiamo una supercar, presentiamo un motore che non ha bisogno di presentazioni perché è un 8 cilindri Alfa Romeo che da anni mancava su una supercar in forma posteriore, come fu per le Alfa 33, che proprio Nanni Galli, che è qua con noi, ha collaudato ai tempi. Siamo riusciti con questo sistema GPL a superare i 500 cavalli. Questo per fare vedere un po' come concetto che il GPL è una delle soluzioni, oltre all'elettrico, per poter incominciare a diminuire il consumo di CO2 nell'aria, con chiaramente anche dei costi differenti, ma questa è un po' una sfida. Tutti pensiamo che GPL possa essere concepito solo su piccole vetture, su Clio, su Panda, su Twingo. Invece noi già da qualche anno stiamo portando avanti anche nelle competizioni GT che dei pluricilindri, come in questo caso, possono dire anche la loro nelle competizioni. Questo è un grande sogno, siete qua con noi e fra un po' vedrete di cosa si parla. C'è una bandiera monegasca perché siamo anche ospiti del console di Monaco Augusto Spaggiari, che sarà lui un po' il padrino di questa giornata in rappresentanza del nostro principe e della fondazione Albert II, che appunto ha l'onore di coadiuvare in certe scelte per quello che riguarda il motorsport. Io ringrazio tutti voi di essere venuti, l'amico Fulvio che mi ha dato questa possibilità, e a livello personale, veramente sentito, ringrazio la nostra padrona di casa che ci ospita in questa bellissima e storica sede, che è la signora Trilli, che chiamo un momento a fianco a me. Buonasera, grazie a tutti di essere qua. Io sono felice che abbiate scelto la CAR come sede di questo evento. Per me è una gioia tornare a Bologna, una città che da sempre nella mia carriera automobilistica ha rappresentato moltissimo. E quindi con un po' di emozione vorrei qui, partiamo dalla Formula 3, vorrei qui chi ha creato questo mito bolognese, che è Gianfranco Pederzani. Una persona unica che voglio che la presenti direttamente, chi è stato il suo patron. A te Gianfranco. Ah, la persona unica è Nanni Galli, che ha accompagnato un po' il cammino della Tecno, ha cominciato a correre con i go-kart, poi è passato al Formula 2 e poi è arrivato al Formula 1 dove ci siamo fermati. Ringrazio Gianfranco, ringrazio Fulvio che mi ha dato questa possibilità, ringrazio i titolari dell'azienda, la signora Trilli e tutto quello che è lo staff di questa bellissima azienda, e spero di essere qui di nuovo con voi, magari con la macchina definitiva, perché questo è un laboratorio che noi abbiamo già provato, la macchina va benissimo. Naturalmente oggi si vendono le macchine, credo, per la differenza nei componenti, vuol dire c'è più elettronico o meno elettronica. Questa è ancora un'automobile. All'evento presenti anche i pluripremiati campioni delle energie alternative Massimo Liverani e Valeria Strada, che corrono negli Ecorelli con i colori del team di Fulvio Maria Ballabio.
Oggi lo sappiamo che un qualsiasi sistema GPL montato anche su una macchina a 300 all'ora si può acquistare e montare con 1500 euro. Se noi lo moltiplichiamo per il numero di macchine che ci sono in giro e quelle che ci sono in elettrico, capiamo che avere un impianto a GPL a 1500 sarebbe più di possibilità per tutti. E noi vogliamo sfatare, prima l'abbiamo fatto con Liverani negli Ecorelli con Giulietta e Mito e speriamo di farlo con questa, che l'elettrico è sicuramente il metodo più immediato per arrivare a zero, ma col tempo e anche a livello economico e di budget i gas, il GPL o il bioetanolo sono degli elementi immediati che si possono portare avanti. Appuntamento in pista, grazie a tutti.